Un derby che mancava ormai da 15 anni, ultimo incontro ufficiale all'Angelini tra Chieti e Lanciano nella stagione 2005-2006, anche la sfida dei tanti ex, sono 12 in totale su tutti, Antonio Aquilanti. Per il Chieti Augusto Marfisi, attuale capitano del Lanciano, si gioca per ovvie ragioni in assenza di pubblico sulle tribune, anche se non hanno fatto mancare il loro sostegno la vigilia dell'incontro le rispettive tifoserie. Col piede subito sull'acceleratore il Chieti, compatto ed aggressivo, con Luca Fabrizi che sradica un pallone a metà campo, scippato Augusto Marfisi, Pietrantonio, quindi Guido Galli, che serve lo stesso Luca Fabrizi che fa partire l'azione e poi la concretizza, e scatenato l'attaccante neroverde. 1-0 Chieti già in apertura, ma Lanciano che risponde subito con Lombardi che centra la traversa dalla distanza, un bolide, chance importante per l'immediato pareggio, ma rossoneri che di occasioni ne creano davvero poche. Successivamente Chieti a caccia del raddoppio con Galli che riceve da Manfredo Pietrantonio una freccia sulla catena mancina, spedisce fuori il numero 9, prove tecniche tuttavia del gol del 2-0, stavolta con una frustata terrificante di testa dopo l'ennesimo fondo di Pietrantonio. Ottima l'intesa nel primo tempo in avanti tra Fabrizi e Galli nel 3-5-2 disegnato da Alessandro Lucarelli contro il 4-3-3 piuttosto inconcludente degli uomini di Giuseppe Di Pasquale, che anche nella ripresa propone in avanti Barro, Di Benedetto e Surugiu, ma Lanciano che non va oltre questo colpo di testa debole ad opera di Barro, più incisivo il Chieti, il piazzato di Verna neutralizzato da Rossetti prima del gol del Lanciano, con Mirko Imperatrice a riaprire virtualmente un incontro quasi mai in discussione, perché Rodi ha appena entrato al posto di uno straripante Fabrizi, prova la magia, quindi sempre l'ex Lanciano che azzanna la fascia mancina, pesca tutto solo sul versante opposto Guido Galli che sigla la doppietta personale, quindi si mette in proprio Mattia Rodia che sfrutta la prateria concessa dai rossoneri per il 4-1 del Chieti, che adesso può dilagare. Mariani fermato dal palo, ottima la prova del centrocampista, quindi Manuel Spadafora per il 5-1 Chieti, dopo essere subentrato in luogo di Galli, annichilito il Lanciano che non accenna la reazione, anzi rischia il tracollo, ma viene graziato negli istanti finali proprio da Spadafora, ma vittoria schiacciante del Chieti, polverizzato nella ripresa il Lanciano, in debito di condizione soprattutto nel secondo tempo. Dopo 31 anni il Chieti torna a battere in maniera roboante il Lanciano allo stadio Angelini. Chieti 5, Lanciano 1, la rincorsa dei neroverdi alla Serie D è ufficialmente partita.